L'evoluzione di un incendio, anche di una sola autovettura all'interno di un locale come questa piccola officina, sicuramente può causare dei danni molto rilevanti, come purtroppo è accaduto. Per noi risulta essere un incendio normale, cioè un'autovettura che brucia, che a differenza dell'incendio su una strada all'aperto si è svolto all'interno di un locale. Diciamo che dalle immagini che abbiamo visto tutti noi, e noi per primi vigili del fuoco, ci siamo accorti che effettivamente l'evoluzione di questo incendio ha determinato l'interessamento un po' anomalo di tutto l'edificio, quindi stiamo valutando effettivamente i punti di scarico delle fiamme, dei fumi, e il personale NIA sta effettuando questo tipo di verifica per conto della Procura. Siamo a Milano, le squadre hanno un tempo di percorrenza di 10 minuti, forse neanche, quindi siamo intervenuti subito con davvero molti automezzi, quindi per quello che riguarda l'estinzione dell'incendio, per quello che riguarda l'intervento dei vigili del fuoco, si è ridotto davvero in una manciata di minuti. Questo ha sicuramente garantito il salvataggio delle persone che erano presenti ai piani superiori. Quindi queste persone purtroppo del terzo piano sono rimaste coinvolte in maniera drammatica, le persone invece degli altri piani sono state salvate, portate in salvo dalle squadre che comunque una volta spento l'incendio sono riuscite a percorrere le scale e salire fino ai piani alti. Non riteniamo assolutamente possibile in questo momento il rientro almeno dei primi piani, che sono stati molto interessati, direi troppo, dal calore e dalle fiamme, quindi le strutture hanno subito sicuramente una compromissione che adesso dovremo valutare anche per poter lavorare noi e far rientrare, diciamo, i condomini e effettuare anche delle operazioni peritali in sicurezza.